Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Proseguiamo con i nostri cicli fissi e a dire il vero proseguiamo con l'ultimo ciclo fisso che studieremo sempre nell'ambiente FANUC, ma che troverete anche altrove, che è il ciclo fisso per fare le gole. I cicli fissi in questo caso sono due, perché noi le gole le possiamo fare lungo il diametro o frontalmente al pezzo. Diciamo che questo è il nostro zero, quindi noi possiamo entrare con un troncatore da diametro x più a x meno e fare una gola che è la gola standard, diciamo, che si trova, non so, su un pistone, per esempio, le gole dei segmenti, o una gola frontale che fondamentalmente è una cava, quindi una gola qua, scavare di fronte al pezzo. Il concetto è il medesimo per entrambe le gole, per entrambe le macro. Semplicemente questa si chiamerà G75 e questa si chiamerà G74. Partiamo dalla G74 per il semplice fatto che il G74 noi lo abbiamo già incontrato, lo abbiamo incontrato per quanto riguarda i cicli di foratura profonda con rompitrucciole. Se voi ci pensate, effettivamente scanalare in questo senso è un po' come fare un foro per la macchina, semplicemente non sarà un foro rispetto all'asse e sarà un foro che potrà allargarsi, perché effettivamente se io devo fare una gola da 4 con un inserto da 4 non ho certo bisogno di una macro per farla, entro dentro e poi esco. Se invece con un tensile da 5 devo fare una gola la cui larghezza da qua a qua o da qua a qua è 30 o 40 millimetri, è ovvio che io devo scanalare un sacco di volte, di conseguenza le macro o questi cicli fissi ci aiutano moltissimo. Purtroppo questi cicli fissi hanno un difetto: non sono stati studiati per fare smussi all'estremità o raggi di fondo, per cui io non li amo molto e ultimamente, visto che le macchine cominciano ad averla quasi tutte, utilizzo la programmazione conversazionale. Però è bene saperli. Poi aggiungerò dei video che non saranno numerati come quelli che sto facendo adesso, ma che saranno gli esercizi che ci permetteranno di affrontare tutte queste tematiche in maniera anche più pratica. Allora, partiamo col G74. Diciamo che io ho già chiamato il correttore, ho già inserito i miei dati di taglio, mettiamolo come titolo, vi mostro solo le cose principali da fare. Ipotizziamo di dover, con uno scanalatore spessore 5 mm, di fare una gola che parte da un diametro 100 16 e arriva a un diametro di 30 mm. Vi sto facendo un esempio pratico, lo sto palesemente copiando, la sua profondità è di 12 mm. Bene, quindi noi cosa faremo? Vabbè, chiameremo come sempre un correttore, possa essere T0303. Ci posizioneremo dove? G0 X 116 Z2. Apriamo sempre l'acqua, perché quando si scanala è molto importante l'acqua, perché il problema della scanalatura è proprio la rottura del truccio. Di conseguenza io avrò azzerato il mio utensilino in questo punto e lavorerò con questo punto virtuale. Perfetto. È ora che dobbiamo inserire G74 R1, dopodiché G74, adesso ve la scrivo, dopo ve la commento. X 40 Z, scusate, ma così non ci stiamo dentro. Allora, T0303 G0 X 116 Z5 G
74 R1 G74 X 40 Z meno 12 P 4000 Q 6000 F0.05. Ora, cosa vuol dire tutto sto popò di roba? Tutto sto popò di roba vuol dire R1, ritrazione, distanza di ritrazione dell'utensile, indicando 0 non c'è ritrazione. Cosa vuol dire? Man mano che l'utensile va giù, farà delle piccole soste e tornerà indietro. Di quanto si stacca di 1 mm. Per cui non fa un percorso unico da Z5, vabbè, Z5 è un po' esagerato, mettiamo Z2, da Z2 a Z-12, ma farà un percorso che ogni Q, quindi ogni 6.000 millesimi di millimetro, quindi Q distanza di rottura del trucciolo senza segno, espressa in millesimi di millimetro, quindi ogni 6 mm la macchina tornerà indietro di 1 mm e poi ripartirà la piantata. Questo permetterà la rottura del trucciolo. Personalmente io qua ho scritto 6.000 perché ho copiato l'esempio, ma non direi più di 3.000 su una lunghezza di 12 a 116 diametro con uno spessore da 5, perché il trucciolo lo vorrei rompere bene. P4000, cosa vuol dire P4000? Dopo che io ho fatto questo movimento, zaccate, 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 sono arrivato a Z-12, torno indietro e mi sposto verso il basso di quanto? Di 4 mm. P, distanza di spostamento, diciamo di allargamento gola, espressa in millesimi di millimetro, senza segno. Perché senza segno? Perché è X40 che gli dirà dove andare, cioè voglio andare da X116 a X40, quindi è X40 che determinerà da che parte spostarsi. X40 come mai non 30? Perché dobbiamo tener conto del diametro generato dallo spessore dell'utensile, quindi 5 mm sul raggio sono 10 mm diametrali. Ecco che questa gola, che questo ciclo farà zacchete, torno indietro di 1 mm, vado fino in fondo. Torno a Z2, mi sposto di 4, vado avanti di 1 mm, torno, vado avanti a Z12, torno a Z2 e faccio tutto sto popò di roba fino a che non incontro X40. Ok? Se la distanza tra qua a qua non è un multiplo di 4000, l'ultimo movimento potrà essere di un solo millimetro, di 1,5 mm. Questo per la macchina non è un problema. Ciò che serve è che lui lavori da X116 a Z-30. Ovviamente noi dobbiamo pensare che le nostre gole normalmente prevedono degli smussi qua e qua e a volte dei raggi. Questo può essere un problema, quindi dobbiamo tenerne conto noi quando programmiamo questa macro, perché rispetto alla gola finita dovremo lasciare un sovrametallo su questo spessore. Questo non è un problema, ma dovremo anche lasciare un sovrametallo tale che questo eventuale raggio non sia, diciamo, segato dal nostro ciclo. Per cui la parte finale, diciamo, dovremo sempre programmarla poi noi in ISO. X e Z, X e Z, X e Z, cioè finito questo bel ciclo dovremo posizionare qua il nostro utensile e fargli fare un percorso di questo genere. Anzi, di solito si fa lo smusso, si scende, si fa l'eventuale raggio, ci si ferma poco oltre la mezzeria, si sale, si torna indietro, si arriva qua, si fa lo smusso, si sale oltre, si scende, si fa il raggio, si sale oltre la mezzeria. Quindi attenzione soprattutto quando questi raggi sono molto grandi, perché quindi fino a che avremo un R1 con un po' di sovrametallo, cioè invece di scrivere 116, se questo 116 è la scuota finale, scriveremo 115, invece di scrivere 30, scriveremo 31 e staremo più su, invece che 12, scriveremo 11 se quelle sono le misure finali. Dopodiché faremo il nostro profilo. È per questo che la macro delle gole non è una
grandissima macro. Altra cosa, se io di gole ne ho più di una, soprattutto sulle radiali, devo andare a scrivermi più macro, quindi devo spostarmi e rispostarmi e rispostarmi. Quindi non è, questa macro non prevede l'esecuzione di 2, 3, 4 gole identiche tra loro. Andiamo a vedere la G75. La G75 è esattamente la stessa cosa, quindi G75, che ovviamente, PS, io ho lavorato da X più a X meno, cioè scendendo, ma la macro può lavorare anche all'insù, lì è una questione di scelte. È ovvio che se vogliamo sfogare bene il trucciolo, lavorare dal grande al piccolo è sempre meglio. Bene, diciamo che adesso ciò che cambierà invece non sarà più la X, ma sarà la Z. Per cui se io ho questo 0, facciamo, dai, prendiamo questo esempio anche qua. Ho un diametro di 150, una larghezza gola che va da 25 a 70, quindi da z meno 25 a z meno 70. No, sta venendo male, è una schifezza. Allora, gola, diametro del pezzo 100, distanza da qua a qua 10, distanza da qua a qua 30, profondità della gola, diametro 80. Quindi cambia cosa? Cambiano fondamentalmente le x e le z. Poi queste cambiano in funzione di quello che è le nostre larghezze utensile. Per cui io col mio utensile andrò a posizionarmi, diciamo che è sempre spessore 5, andrò a posizionarmi qua, per cui x 102, z 10, 5 lo spessore della placchetta, z meno 15. R1, R1 rimane sempre a distanza di trazione quando si ferma e torna indietro e riparte. X diventa il fondo gola, quindi x 80, z io mi porterò qua, z meno 30. Vedete che la nostra gola è larga comunque 20 mm, ma io farò uno spostamento di 15, ossia 20 mm meno lo spessore dell'inserto. P4000 ovviamente è lo spostamento in questo senso. Allora, io scendo di 3000, mi stacco, riscendo di 3000, mi stacco, riscendo di 3000, poi torno su, mi sposto di P4000 millesimi di millimetri. Quindi il concetto è sempre quello, trasferito dalla gola frontale che abbiamo fatto prima alla gola radiale. Ovviamente anche qua non posso fare gli smussi, quindi dovrò prevedere dei sovrametalli tale, a meno che non debba fare delle gole, diciamo, sommarie, dovrò prevedere dei sovrametalli tali, laterali, fondo gola e laterali, per fare smussi, eventuali raggi e non lasciare incisioni. Quindi alla fine dovrò anche qua fare il mio bel movimento fino a metà gola, tornare su, fare il mio bel movimento fino a metà gola e andare a finirla. Ecco che abbiamo affrontato tutti i cicli fissi che si possono affrontare. È ovvio che li abbiamo affrontati, diciamo, un po' sommariamente, perché li abbiamo presi un po' singolarmente. Adesso vedremo un po' di cosine che, integrate ai cicli fissi, aiutano il programmatore a fare
dei bei lavori. Quindi tutto questo poi lo trasferiremo sul simulatore, lo trasformeremo, faremo degli esercizi su simulatore FANUC, su simulatore Siemens, tenendo presente i limiti dell'uno e dell'altro. FANUC, per esempio, nel simulatore non ha previsto la programmazione diretta di angolo e secondo angolo, cioè un angolo alla volta. Siemens invece purtroppo non ha previsto le macro istruzioni. Siccome noi vogliamo diventare programmatori finiti, ci alleneremo sull'uno e sull'altro. Piccola cosa, per esempio, io quando avevo la mia officinetta mi ero fatto un sottoprogramma per la gestione delle gole. Cos'è un sottoprogramma? Vi anticipo qualcosina. Il sottoprogramma è questo è il mio programma principale con tutte le cose che devo fare. In un altro punto della memoria ho un sottoprogramma, cioè un programmino che gestisce delle cose. Può essere richiamato all'interno del programma, quindi programma principale, va a leggere il sottoprogramma, torna a leggere il programma principale. Io mi ero fatto dei programmini per le gole dove avevo tenuto fissi fondamentalmente i parametri di taglio, ma che comunque potevo richiamare e modificare quando volevo. Avevo inserito tutti quelli che erano le X e le Z come dei parametri, cioè li avevo identificati con delle lettere, e avevo fatto un ciclo di finitura fatto a lettere, inserendo larghezza, profondità, quindi profondità. Inserivo non i diametri, ma la profondità e il diametro di partenza. Questo programmino da solo mi faceva tutto il discorso macro e io lo potevo ripetere 10 volte spostando l'origine di 20 mm o 15 mm. Chi ha già lavorato mi seguirà. Chi non ha mai lavorato e non conosce la programmazione, spero che venga incuriosito da questo discorso, perché cominceremo poi ad affrontare programmazione parametrica e calcoli matematici che permettono al CNC di fare scelte. Cioè, io all'inizio del programma posso impostare delle variabili, chiamarle A, B o C. Cosa succede se io dico A? Cosa succede se io dico C? Cosa succede, per esempio, se io ho fatto 10 gole, conto la decima e io ho messo una variabile di programma che dice quando hai fatto 10 gole, prendi una scelta. Diventa interessante, diventa veramente interessante. Ora, entriamo un secondo nel simulatore FANUC e facciamo una goletta di questo tipo per farvi vedere come funziona la nostra macro, ok? Quindi adesso interrompo un secondo il video e lo riprendo tra un attimo per abilitare il mio simulatore. Eccoci qua. Siamo davanti al nostro simulatore. Io ho impostato un grezzo, diametro 150, lungo 80, ho messo i miei parametrini. Ho chiamato un T0505 scanalatore da 4 mm, ma noi copiamo l'esempio, vedete che questo esempio ha, no, non copiamolo, facciamolo un po' dissimile questo esempio. Anzi, no, lo copiamo perché poi magari non vi trovate, quindi scanalatore da, allora andiamo in edit. Scanalatore 6 mm. Errore di formato perché facciamo così. Ok, ovviamente il commento alla macchina non dà nessun genere di informazioni, siamo noi che dobbiamo entrare in tabella utensili e dirgli guarda, il T05, ah vabbè, punto virtuale in questo caso non ci interessa, raggio di fondo dell'utensile, abituiamoci a metterglielo, ma per la scanalatura non gli interessa, e gli diciamo, bene, cos'è che sei? Sono un inserto, sono un utensile per le gole, montato in posizione 1,
larghezza 6 mm, profondità, lo vedete disegnato, 6 mm. Chiudiamo e cominciamo a dare a lui i dati di taglio. Allora, dati di taglio, la scanalatura si può fare tranquillamente in G96, 100 metri al minuto, M4 e OB insert. Usiamo la tastierina. Allora, andiamo in G0 X, diametro 150, diamogli 152, 2 mm di sicurezza. Allora, Z, abbiamo un meno 31, pardon, un meno 25, noi gli daremo un meno 31, ossia spessore dell'utensile meno, pardon, posizione del fianco gola meno spessore dell'utensile, quindi Z meno 31 e OB insert, e ci siamo posizionati in questo punto, vedete qua a sinistra. A questo punto è ora di inserire il nostro G75 R1 e OB insert. G75 R1 direi che fondamentalmente è un parametro standard. Vogliamo staccarci di almeno un millimetro quando rompiamo il trucciolo? Direi di sì. G75 X fondo gola 124. Z, in questo caso devo smettere di dire a questo punto perché mi sto sulle balle da solo. In questo caso Z diventa esattamente il fianco gola perché è questo l'angolo dell'utensile che andrà a raggiungere la nostra gola, quindi Z meno 70 P, profondità a cui noi vogliamo rompere il trucciolo, 3 mm, 3000 Q. Di quanto ci vogliamo spostare? Vedete che io la Q non la vedo, quindi devo fare Shift Q. 6 è lo spessore, 5000, 5 mm. E poi inseriamo la F0.1 e OB insert. F è l'avanzamento a cui noi andremo a fare le piantate. Da solo uscirà dalla gola e quindi ci mettiamo G0 X 200 Z 200 e OB insert M30 e OB insert. Via. Siamo pronti per fare la simulazione. Quindi, prima di simulare lo ruoto, se posso, se no andiamo in simula, eccolo qua. Rotazione. Avanzamento non programmato. Facciamo stop, mettiamo, andiamo in edit e inseriamo F0.1, cancelliamo questo, torniamo in simula. Allora, cosa succede? Nella realtà dei fatti l'F01 può essere inserito esattamente nella macro G75. Ripeto, questi sono software dimostrativi o comunque didattici, hanno dei limiti o delle piccole differenze. L'F01 prevedono, pre, lo, l'F lo prevedono da inserire prima dell'inserimento della macro, però anche come avevo scritto io su un CNC funziona. Vediamolo in blocco singolo. Ecco che mi porto a X152, Z-31 e imposto la F. Scendo, vedete che non scendo
AX125, ma AX146. Mi stacco a X148, 1 mm radiale, quindi 2. Scendo a X140, mi stacco a X142. Scendo a X134, mi stacco a X136, scendo a X128 ed è determinato dal P, salgo e finalmente arrivo a X125. Torno a 152, leggete Z-31 che diventerà meno 31 meno 5. Ecco che ha già suddiviso, vedete che non è esattamente, allora non è come vi ho detto io prima, ma questo va da CNA e C a CNC. Lui ha preso i 5000 mm, li ha divisi per la distanza che c'è tra Z-31 e Z-70 e ne ha fatta una equa divisione. Ottimo ragionamento. Ci sono alcuni CNC invece che si spostano di 5000 a 5000 a 5000 e poi l'altro di l'ultimo di ciò che avanza. In questo momento possiamo premere start e finire completamente la nostra gola. Modificando questi due parametri avremo un ciclo differente, cioè se noi qua mettiamo 1000 alter per alterare il dato, ovviamente vedremo una gola che verrà fatta in un sacco di passate. Guardate cosa succede, riavvio, stop. Riavvio, vedete di quante volte si deve spostare? Lo vediamo molto bene. Se noi andiamo a ruotare il pezzo secondo X e Z, e eccoci. Poi annulla, gli diciamo di andare a mostrarci il percorso dell'utensile. Guardate. Come cambia Q. Se noi mettiamo, visto che siamo in vena di esempi, diciamo stop edit un Q pari a 8000 alt simula riavvio start. Vedete cosa succede? Il Q è superiore allo spessore della placchetta e quindi abbiamo del materiale in esubero. Ottimo trucchetto quando dovete fare 10 gole da 2 con una lama da 2, distanti 2 mm, basta mettere un Q4000 e capite che noi abbiamo fatto 10 gole o quello che è. Con diciamo, del materiale in esubero tra una gola e l'altra. Questo si può fare quando si hanno gole piccole. Piccolo trucco, ok? Facciamolo. Andiamo a modificare il nostro utensile. Diciamo che ha larghezza 2. Ok, chiudi. Andiamo in edit. Diciamogli che questo è 4000, alteriamo, simula, riavvio e start. Vedete? Poi ci toccherà andarle a profilare tutte se dobbiamo fare degli smussi, ma anche lì ne profiliamo una, ci facciamo il sottoprogrammino e poi ci spostiamo di 4 mm con l'origine e andiamo a ripetere il nostro sottoprogrammino che andremo poi ad analizzare in un video seguente, così come andremo ad analizzare il modo in cui ripetere dei cicli in maniera che serva al nostro disegno, al nostro programma. Bene, così abbiamo affrontato il G70, lasciate perdere il nome qua che ho ricopiato un programma esistente, così abbiamo affrontato il G74. Il G75, sappiamo sgrossare, sappiamo forare, sappiamo filettare, sappiamo già fare tantissime cose.
non sappiamo fare neanche il 30% di quello che prevede il lavoro di un buon programmatore, di un buon traduttore. Quindi armatevi di tanta pazienza se volete stare con me. Grazie a tutti e vi chiedo un favore, condividete sui vostri social questi video, mi farebbe molto, molto, molto piacere. Buona giornata!